Buongiorno a tutti e bentornati dal vostro The Fair. Continuiamo con la quinta puntata di Mafia, occasionalmente in live, in compagnia vostra ovviamente, e vediamo un po' che succede, eh? Stavamo andando già con Frank, sì, ora mi ricordo. La scorsa puntata è stata qualcosa di fenomenale, eh? Un sacco di azione, un sacco di sparatorie, veramente ci voleva. E un sacco di inseguimenti. Allora, quando il capo era ancora con Peppone, ci chiamarono per un colpo, un politico sul libro paga. Pioveva che Dio la mandava e dovevamo andare in periferia a far fuori questo tizio. Le strade erano male illuminate e avevamo fatto tutta la strada al buio. Una volta sul posto, stavamo per agire, quando cadde un fulmine. Per un attimo, nel cortile, vidi una testa abbandonata lì, che mi guardava, mozzata dal collo. Ma che cazzo dici? Quella sera qualcun altro era arrivato prima di noi. Immagino che avesse molti nemici. Non hanno mai trovato il corpo. Ah, stronzate. È la sacrosanta verità. Ehi, Ma Tommy, stai bene? sì, fradicio, ma sto bene. leggende metropolitane. In che senso, Matteo? In che senso il lavoro? No, lavoro finito, per fortuna. Per fortuna ho già dato. Fino a lunedì e martedì. Battitela fottuta teppista. Beh, allora finché Vinny qua dorme, approfittiamone. Comunque le armi purtroppo non le ho viste, eh. Allora, prendiamo poi la pistola d'oro e poi. Anzi, sapete cosa vi dico? Magnum. Ui là là, è una Magnum è questa. Che figata. E mazza da baseball. Anzi, coltello. Ti è. A posto. Munizioni. E beh, che facciamo? Ce ne priviamo, no, eh? Dai. Frank, I'm coming. No, oggi no. Oggi no. Grazie di avermi aspettato. Io e il Don abbiamo ricontrollato i numeri del mese scorso. Di niente, devo fare qualcosa. Vorrei che tu aiutassi Sam e Polly con un carico che arriverà stanotte. Merce di qualità. Dritta dal Canada. Dove vuoi che vada? Sam incontrerà i nostri amici in una fattoria fuori città. Polly terrà d'occhio i camion che trasporteranno il carico, ma vorrei che tu andassi con lui. Ci serve un altro uomo fidato, voglio che tutto fili liscio. Va bene. Recupera un'auto da Raffi e raggiungi Poli al magazzino. Ha delle armi nel caso ci fossero problemi. Certo, Frank, tranquillo. Bene. Il Canadian deve arrivare sano e salvo, Tommy. Ricordati che c'è una cassa riservata per il Don. Una cassa riservata per il Don. Buongiorno, stasera sì, live. Potenzialmente tutto il giorno, adesso vediamo un attimo come va. Questa auto è tua se vuoi. Tommy. Non mi Grazie, Ralph. piace, Ralph, non mi piace. Non mi piace. Lavori fino a tardi, Ralphie. Io dormo quando Frank dorme. Diamine. Ci sta spremendo bene. Morello ci sta schiacciando su ogni fronte ormai, Ralph. Ma non sul traffico di alcolici. In qualcosa dobbiamo eccellere. Ah, beh, io sistemo solo le auto, Tom. Ho Solo? cambiato di nuovo le targhe. Non si può mai sapere, no? Ci vediamo domani. Va bene. Ok, guida il magazzino di Salieri, benissimo. E allora là niente, andiamo di qua. Vai, carretta. No, non è vero, dai, sembra pimpante come ha più o meno. Più che altro sgomma un sacco per un qualche strano motivo. Ok. Andiamo avanti. Ok, là, attenzione alla polizia. Bene. Via sta radio, dai. Se non l'hanno neanche tradotta, che cazzo l'ascoltiamo a fare? Su, eh.
Ciao Matteo. Dai su. Buongiorno, buongiorno. Non vedo l'ora di sparare un altro po', onestamente. Mi piacciono un sacco le sequenze shooter di questo gioco. Non che sono fatte egregiamente bene, però mi piacciono, che è diverso. Togliamo il limitatore e... sentite come ingrana, dato che è in discesa. Mamma mia, 60 miglia orarie. Velocità folli. E per frenare un peso del genere abbiamo sì o no 4 tamburi, tipo. Ecco, ecco, cazzo. C'è posto di blocco qua, come mai? Meglio non farli incazzare. E così. Che bello che è sto ponte, eh? Che bello. Però è distantino sto posto, eh? E la macchina per fortuna viaggia bene. Tac. Colpo di culo. Ma quella linea tratteggiata rossa, che cos'è? Boh. Chissà. Andiamo avanti, dai. Ma dov'è sto posto? Ah, ok, siamo quasi arrivati. No, veramente, perché... mai viaggiato così tanto in auto, eh? E così speditamente. Così speditamente. Per fortuna, direi. Qua ho scazzato io, stavo guardando la mappa. E... perdonatemi. Dai, vediamo. Un bel lavoretto con Poli e Sam. Minchia! Sei mai stato? Oh, certo. Abbiamo già fatto altri lavoretti in fattoria. Tranquillo. Non c'è nient'altro che metà le vacche e il cuore dove stiamo andando. Sono soldi facili, come piace a me. I ragazzi caricano i camion e noi ce ne torniamo a casa. Spero solo di fare in fretta un appuntamento. Ah, ti vedi con Sara, tu? Fai il turno di notte con la figlia di Luigi. Sei proprio un furbacchione. Prima ti metti a proteggere la sua virginità per poi pigliartela tu. Vecchio porco. Avanti. Sto scherzando. È una brava ragazza. Tu sistemati e vedrai che lei sistemi da te. E ho il divano che mi aspetta. Chissà che razza di storie potrebbe raccontare sul suo vecchio. Luigi era un killer molto spiedato ai suoi tempi. Ah, davvero? Sai che ha cominciato a lavorare a bar quando era una bambina? Avrà visto e sentito parecchie cose. Per me conosce i nostri affari meglio di noi. Diciamo che ne sa abbastanza da non farmi troppe domande. E questo è un bene. Non sarai costretto a doverle mentire. Minchia. Dovreste sposarla solo per questo. Sam doveva aspettarci qui, ma non si vede. C'è qualcosa che non quadra. Non saltiamo subito a conclusioni affrettate. Si starà riparando dalla pioggia. O si è scolato il carico. Sì, sì, sì. Arrivando. Vabbè,
Andiamo a vedere. Secondo me Sam ha fatto una brutta fine. Che se trovo quel bastardo ubriaco marcio e mi rovino il vestito per colpa sua, ci stacco la testa a morsi. Die. Nel caso French avesse visto giusto. Io vado ad avvisare i ragazzi. Ti impiego un attimo. Tu va avanti e controlla. Noi ti raggiungiamo. Io non so perché, ma è tutto molto sospetto, eh. Tutto molto sospetto. Sembrerebbe quasi un agguato, come se volessero vendermi a qualcuno. Boh, speriamo di no, dai. Speriamo di no. Secondo me Sam sta dormendo con i pesci. Sentite, non mi andate a cercare Sam. Noi facciamo tutto come al solito. Andiamo dai canadesi, ci assicuriamo che sia tutto a posto, portiamo i furgoni e chiudiamo lo scambio. Tutto chiaro? Certo, Poli. Donny, mi capisci? Sistemiamo la faccenda, Poli. Sam doveva essere qui. I canadesi sono brava gente, ma è meglio fare attenzione. Ok, andiamo avanti. Allora, il 3 di Definitive Edition sostanzialmente è il 3 con tutte le espansioni e leggermente rifinito, quindi patchato, fixato, eccetera, eccetera. Per cui di fatto è uguale al gioco come era uscito, se no con qualche rifinitura. Mentre il 2, che si chiama Definitive Edition, comprende il gioco base più tutte le espansioni e di fatto mi sembra che abbiano fatto una sorta di remaster leggera, quindi migliorato un po' l'anti-aliasing, le texture, eccetera, eccetera, ecco. Però non è una leggerissima remaster, diciamo, una sorta di riedizione, è tipo una mossa commerciale più che altro. 3 mesi senza lavoro. Secondo la relazione del governo, la frenata continua. Le misure finora adottate non hanno arginato la caduta dell'economia. La disoccupazione è al 25% e i pignoramenti dei terreni sono al massimo dai 2 anni. Da 2 anni, ora che i piccoli agricoltori devono vedere se le secole difficoltà economiche che con le tempeste di sabbia che flagellano le pianure, in tutta risposta il presidente propone nuove leggi per stabilizzare il sistema bancario. Ok, andiamo avanti. Ti capisco. Questa parte qua me la ricordo vagamente. Il tizio che paghiamo per tenerlo a posto non si sforza nemmeno di far finta. Ma è una magnum questa qua, eh? Siamo sicuri? Mi sembra tanto piccola. Boh. Beh, rispetto al fucile, sì. Allora, qua c'è un fumetto, mi pare. Ah no, una figurina, ok. Allora, cerca indizi, la figurina non è un indizio. Qua dentro, forse, eh. Oi, un cane ucciso. Bastardo sparerebbe a un cane. Sparerebbe un cane, beh, in The Last of Us, per esempio. Allora. Trovato morto il fattore scomparso. Lost Haven, Illinois, 17 giugno. Il cadavere di Harry Smith, scomparso da 2 mesi, è stato identificato oggi dall'ufficio del medico legale della contea di Lost Haven. Le infruttuose ricerche portate avanti dal padre e dai vicini del fattore erano terminate 7 settimane fa. Il macabro ritrovamento è stato opera di alcuni bambini del posto usciti in cerca di funghi e frutti di bosco nelle foreste adiacenti alle terre della fattoria Copse. La polizia non ha aperto indagini sulla morte, dato che l'uomo è stato rinvenuto impiccato. L'unico familiare diretto del signor Smith è il suo anziano padre. Questi appunti qua che ampliano un po' la lore, eh. Sono carini. Quindi nel frattempo l'area di ricerca si è ristretta. Vediamo un po'. È di là, sembrerebbe. Ma siamo sicuri che qui non ci sia più niente di bello? Se io faccio tab, per esempio. Ah, ok. Andiamo, dai. Va bene, Cyrus. Qui abbiamo della vita. Abbiamo delle armi. Allora, la vita la sfruttiamo dopo. Qua non si apre, controlliamo il camion. Ehi, sveglia. Getta quell'arma. Fatelo prima voi. Non c'è tempo per queste cose. Scusa, bello. Dovremmo usare le cattive. E va bene. Ui là. Presto, corri. Dai. C'è lo sottotiro. Che cazzatina, dai. La magnum fa male, eh. Beh, giustamente, cavolo.
Oltre al fatto che l'ho preso in testa, fra l'altro. Beh, ma qua? Tua mamma bagascia. Ok. E uno, e due. E tre. Oh, che belle ste parti. E tac. Perfetto. Sto per starnutire, non vi spaventate, eh. Sono io, Don. Polly, perché ci hai messo tanto? Stavamo cercando Sam, l'hai trovata? No, non ancora, c'è solo lui. C'era uno dei canadesi. Anche gli altri si erano tutti molto stecchete, mi ci gioco le palle. Grazie. È un distintivo. Oh merda. Bastardo. Non ha intenzione di lasciarci neanche questo. Mamma mia, e quindi? Dobbiamo trovare Sam e andare via. Sì, ma tutti i punti di domanda attorno lì? Cos'erano? Border Patrol. Polizia di confine. Vuol dire. Fra l'altro la mappa mi ricorda moltissimo Red Dead Redemption. Devono essere sbirri della polizia di frontiera. Cazzo. Se sono bottate l'artiglieria pesante. A confronto quelli di Lost Haven sono delle fighette fradice. Fighette fradice, fighette fradice. Qua c'era il coso però, eh. Come cazzo si chiama? E questo? L'abbiamo già letto prima, no? Non c'era questa qua. Telegramma canadese, ricevuto il passo 99esimo di Cox Boulevard. Cugini canadesi, ci vediamo al solito posto, stop. Lo zio è contento che il dono sia in viaggio. Parole in codice. Dai, piglia questo. Molto, moltissimo, Daniele, moltissimo. Non ti preoccupare. Allora. Fattoria Cops, ore 9, 2 miglia a nord di County Road, alla pompa di benzina segue indicazioni per la diga per un miglio, poi girare a sinistra del ponte. Bene. Non vedo l'ora che proviate la nuova grafica del canale di Twitch, eh. Quando verranno triggerati gli eventi vedrete che carini che sono. Allora. Thompson, prendiamo il Thompson, quanti colpi abbiamo? No, mi sa che mi tengo il pompa, sapete. Tiè, fucile a pallettoni, come lo chiamano loro. Cosa, quando sarà? Cosa abbiamo qui, vediamo. Oi, 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 c'è un sacco di sangue qua, eh. Qui vedo delle Molotov. Sam, minchia! Eccole qua le Molotov. Arrivo. Allora, vediamo cosa abbiamo. Joseph Tremblay, imbottigliatore. Winnipeg, grigi. Vabbè, passaporto canadese non ci interessa particolarmente. Ok. Ho cambiato tutte le animazioni in pratica. Ehi, qua cosa c'è? Poveracci. Niente, è morto e basta questo. Tutte le animazioni del canale, diciamo. Però ci vuole qualcosa per triggerarle. Andiamo avanti, cosa abbiamo qua? Un medikit e anche un fumetto, mi verrebbe da dire.
Oi là! Sorpresa, motherfuckers! Ma cosa fa lì? No, vabbè. Sta roba qua, scusate, ma... Boh. Secondo me sarà tipo mezzo buggato, non importa, dai. Ma dove cazzo sta? Ah, eccolo qua, il fumetto, perfetto. Lo proverò, deve essere interessante. George, ho saputo da fonte certa che Salieri farà la consegna del whisky stanotte. Il nostro amico comune vuole fermare questo fume di alcol canadese che arriva in città. Tu e i tuoi uomini dovreste essere alla fattoria di cui abbiamo parlato per le 21. Aspetta che si faccia notte e dia ai tuoi che possono andarci pesante. Possono anche portarsi a casa qualche bottiglia per il disturbo. Brutti bastardi, eh? I camerieri fanno il lavoro sporco per Morello. Allora, andiamo di qua. Colpi per il pompa, va bene. Più o meno, che in realtà non ha raccolto. Dai, io direi di andare fuori allora. Andiamo qua. Qual è il granaio, questo? Ma penserei di sì, però boh. Oi, che è successo qua? Mi stacco le gambe. Niente, questo qua mi sa che è definitivamente morto, purtroppo. Qui abbiamo della vita, la usiamo? No, aspettiamo un po', dai. E qua si stanno massacrando. Ma che cazzo è successo? Allora, asta pubblica. In seguito alla confisca della fattoria Copse e al pignoramento dell'attività di Jay Smith e figlio da parte della Grand Imperial Bank, la città di Lost Haven ne dispone la vendita all'incanto di in data martedì 1 agosto 32. Dopo la vita, dopo. Oh cazzo. No! Minchia! Coraggio, ragazzi! Non molliamo! Certo, certo, Paolo, certo. Devo ricaricare! No, l'ho lisciato questo. Ma vi stanno spintonando voi, state buoni? È lì dietro, ma non lo vedo bene. Loro sparano. Ma se... Eccolo qua, perfetto. Grazie al cielo. Perfetto. Dobbiamo raggiungerlo. Ok. Bella la magnum, eh. Mm-hmm. Andiamo a vedere Sam, povero disgraziato. Beh, ma il cadavere qua dov'è finito? Ah, eccolo qua, ok. Quindi niente colpi del pompa, o forse li ho al massimo. Non lo so, onestamente. Colpi per la magnum, neanche a parlarne, mi pare. Thompson, no. Voi state qui e guardateci le spalle. E piantate un buco in testa a chiunque si avvicini. Sì. Deboli. No, non credo stia molto bene. Senti, ho acceso, ma che ti hanno fatto? Mi hanno beccato. Cristo, c'è un sacco di sangue. Puoi camminare? No. No, non credo proprio. Ok, non mollare. Torna a prendere il furgone e ti portiamo da sotto. Ehi, ce la farai, Sam. Sam, tu resta qui con lui. Ci vorrà poco, torno tra un attimo. Ok. Ehi. Andrà tutto bene, Sam. Abbiamo visto di peggio. Sì. Sì, hai ragione, Tom. Merda. Qui sta andando tutto a schifio. A schifio sta andando. Porca miseria. Avanzali, Tom! Muori di qui! Per fortuna che sei arrivato in tempo.
Mamma mia. Che bella sta parte. Mamma mia, quanto mi diverto. Gli mortacci tu. Ma ho finito i colpi di revolver. Eh no, cazzo. Non ci arrivano sti colpi qua là. Su do fare io. A meno che non faccia così, giustamente. Sono ferito. Ok. Cristo, che male. Cristo santo. Dove cazzo è il furgone? Buono, Sam. Buono. Merda, ci sono gli sbirri. Pure. E che cazzo? Curiamoci, dai. Munizioni. Bam! Che bello. Che bello. Non mi sembra che abbiano preso fuoco, quei pezzenti. Beh, adesso sì. Mamma mia. Ma come? Si è spento subito quello lì. Vabbè, meglio per te, Ok. Difendi Sam. È certamente che difendo. Eh già. Un cazzo di massacro. Come stasi? Beh, stabile al momento. Vado a prenderlo. Tu resta di guardia. Dai che voglio sparare ancora, dai. Dai che mi piace un sacco. Fatemi sparare, cazzo. Forza, bello. Ora se torno a casa. Mi serve un dottore, Poli. Oi. È corazzato questo. Poli. Abbiamo altra compagnia. Salta su. Mamma mia. Io sono qui con te, Sam. Ci sono munizioni. È un Thompson da qualche parte. Oh, perfetto. Non vedevo l'ora. Mi sa che adesso spariamo. Mamma mia. E vai. Quell'affare è enorme. Dove cazzo l'hanno trovato? Via i poliziotti. Colpi infiniti del Thompson. Mamma mia, che spettacolo. Non vedevo l'ora, cazzo. Non si vede niente, però. Però è bellissimo da vedere. Porca miseria, se è bello. Tutti sti riflessi. È una godura per gli occhi. Noi spariamo qua, però, boh. Oh shit. Buono. Ok. Cazzo, cazzo. È un po' lento a ricaricare, purtroppo, però. D'altronde non si può avere tutto, Questi stronzi continuano ad arrivare. Spariamo al conducente. Merda! Questi stronzi continuano ad arrivare! Dai, 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 dai! Stanno avvicinando! Cazzarola! Ma se è morto il conducente o no? Ma sembrava, boh! Continua imperterrito, Ce l'abbiamo sul piano. Bottanazza. Ci stanno le costole. Sono troppo vicini, Tom. Ho capito, sono troppo vicini. Dov'è? Purtroppo non fai miracoli quest'arma qua, Anzi, troppo brava, per il momento.
Ehi. Poli impazzito. Oh merda. Porcaccia la pupazza. E quella lì è andata, più o meno. Ok. Dobbiamo andarcene subito. Perfetto. No, non è morto, cazzarola. Convinto di averlo scioccato, invece no. Merda. Distruggi la torretta quando smette di sparare. Ma ora è la nostra occasione. Eh sì. Stanno ricaricando. Pure? Ma se avevo ricaricato, cazzarola. Manca ancora un pezzo. Dai. No, si è inceppata. Molotov. No, eh. Ma ce l'ho preso. E ce ne sono altre. Poli, dobbiamo seminarli. Beh, cazzo, ogni tanto è bello non guidare, eh. Ma speriamo bene. Ehi, sei stato in gamba. Anche perché Sam non solo meritava completamente, diciamo, quel trattamento. E adesso guida fino all'appartamento di Sara. Ok. Qui c'è un qualcosa da raccogliere. Figurine 7 di 22. E qua c'è un kit medico. Perlomeno sembrerebbe che ci sia, eh. Ah, eccolo qua, qui dietro.
Ma questo qua che cos'è praticamente? Un magazzino di un qualche tipo. E perché cerchiate nella mappa? Ah no, è una lettera quella lì, mi sa, una lettera C. Ok. Andiamo. Dov'è? Maronna santa, così distante. Vabbè, ok. Va bene. Via la radio che non ci interessa. Dai, vediamo di andare senza limitatore che forse, forse... No. Stavo per dire non c'è polizia in giro e invece c'è. E fra l'altro abbiamo anche poca benzina, eh. Poca benzina abbiamo. Che poi onestamente che bisogno di c'era. Che bisogno c'era, voglio dire, di mettere l'indicatore della benzina. Boh. La necessità di fare benzina in questo gioco, ma... infatti, infatti. Lo sto cercando. Non è facile. Non è facile. Possibile che questo qua è il simbolo del benzinaio. Sì. Adesso ci andiamo. Onestamente non sapevo di questa meccanica. Non ce l'hanno mai detta nel gioco. Porcaccia zoccola. Che botta. Sì, no, che va ancora avanti sta macchina, poveretta. Ma, benzinaio? Come si raggiunge? Da qua sotto, allora. Vediamo. Ui la... ma sgomma troppo sto coso. Vediamo se ho visto bene nella mappa. Mi auguro di sì, onestamente. Ups. Attenzione che qua... ci fanno il chiulo. Ma che qualche agente. Merda. Questo qua è una pompa di benzina. Cosa devo fare io qua? Cliccare E da qualche parte? No. Ah, sapete cosa facciamo? Cambiamo auto. Non c'è problema. Anche se fermi tutti. Mi sa che qui dentro. Prendi. Eh? Ma che cazzo era? Una volpe? Collezionabile in forma di volpe. Ma cos'è sto coso? Vediamo. Tommy, cercavo giusto te. Sì? Desidera? Come stai, Lucas? Oh, bene. Gli affari vanno alla grande. E ho trovato il modo di ripagarti per quel colpo all'autodromo. Ti piacciono le auto veloci, giusto? Ovvio. Ho uomini in tutta la città che mi dicono quali macchine vedono e dove sono dirette. Tutti gli ultimi modelli di tutte le auto migliori. Quindi ho pensato che tutte le informazioni che arrivano qui potrei passarle a te. Cosa vuoi in cambio? Niente, devi solo trovarle. I dettagli sono sul muro. Ah, auto segrete da prendere, ho capito. Bene, bene, bene. Carina sta cosa, ma quando pensavano di dirmela che ci sono capitato per sbaglio, tipo? Boh. Allora... una di 5, ok, e le altre? 2 di 5? Perché non posso prenderle? Cazzarola? Non le raccoglie. Boh. No, niente, non le raccoglie. Vabbè, ok, come non detto. Figurine, 8 di 22, ok. Cioè, ma... perché me le ha messe qua se non posso raccoglierle? Punto di domanda. Forse devo farlo un po' alla volta, vabbè. Comunque è molto strana come cosa. Mamma mia, che lento che sei, Tommy, che lento. Porca miseria. Di qua non si esce, qua non c'è un cazzo.
Ah, due alla volta, ho capito. Va bene, grazie Paolo. Andiamo, va. Ammonin! Come si fa a fare benzina comunque sulla macchina, che non ho capito. Boh. No, ho letto qualcosa. Riempi. Ah. Ah, c'ho capito. Ok. E di qua però dobbiamo fare il giro dopo, eh. Eh sì. Eh sì. A meno che non facciamo accussi. Vero. Via. Via. No, via voi. Dai, fuori dalle balle. Bene. Altrimenti ci facevo fare il giro dell'oca in pratica. Ok. Ai 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 ai. Che cazzo è successo? Mamma mia, fra l'altro non è neanche morto. Boh. No, non è vero. Sono menzogne. Non ascoltatela. Pedone infame. Ma si possono uccidere i passanti? Sì, dai. Sì, l'ho visto fare, l'ho visto in free roaming, fra l'altro. Comunque ha avuto un botto di culo quello lì che non vi dico, mamma mia. Bene. Ho frenato giusto in tempo. Giusto in tempo. Polizai. Ok. Bene. Una macchina come nuova. Come nuova, intonsa direi. Ok. Quanto è entusiasmo, mi raccomando. Controllatevi, per carità. Capitolo completato. Scampagnata. Bene.